i vostri occhi si stanno anotizzando. La vostra immaginazione si è già disseccata o si sta disseccando assieme ai vostri occhi. Sono fonte di disturbo che danno illusione e allucinazione. Quelli che non vedono i colori resteranno nella sezione A, quelli che perderanno la vista saranno trasferiti nella sezione B e in caso d'avanzamento della malattia gli occhi verranno asportati. Su 13 pazienti 11 sono affetti da acromatopsia e 2 da mal bianco. Nome e cognome? Ero della sezione A11. Città di provenienza? Santiago da Cile. Qualifica? Sto disoccupato nel lavoro, cioè per più non sono sposato, non so leggere, non so scrivere, non vedo più i colori. Diagnosi, acromatopsia, sezione A. Ritengo che il secondo non sia che la fase peggiorativa del primo. Nome e cognome? Primo piano a schietti. Qualifica? Pantevolo. Cessa. Mariano Cessa. Costa Vesa. Hai sbattuto la vanno a fare, risponde. Una volta scomparsi tutti i colori, scompare anche il nero. Io lo so fare pure così, dottore, pure da cieco lo so fare. Io faccio il ciabattone, è buonissimo. Ci vogliono 3 uova, 400 grammi di farina, 200 di zucchero e un bicchiere di latte. Ma il segreto sta nel pan degli angeli. A che punto ce lo metti? Ecco, pure così lo so fare, pure da cieco. Basta che mi porti in cucina, te lo faccio soffice soffice, bianco. Ci vedo tutto bianco, come la puma dell'uovo, lo zucchero e la farina, tutto bianco. Ce vedo tutto bianco. Allora, chi è che sa leggere? E chi è che sa scrivere? E chi è completamente analfabeta? Vacca voglia, si ferma cielo. Un cieco e sordo a Capodanno, fuochi d'artificio, e cieco, bim bum bam, sordo, verde, giallo, rosso. Ti piace? L'anima degli mortacci tua! Ma allora si sente, fanne pure! Sì, come la bello, ti piace? Bellissimo. È mia moglie, si vede che è bionda, sì. Stavo a Parigi, la prima volta che sono andato via da Roma. Sei una bambina. È bionda. È bionda, bionda. E venivo Parigi. Che bella, oh. E tutti gli altri sanno che tu sei sordomuto? Tutti, tranne il dottore, quello mi ha sgamato subito. Ragazzo, lui è senza scelta. Dottore, ma sta ancora sveglio, ma vado a dormire che ci riesce. C'ho sto faro che sta alla finestra mia, proprio qui sul letto mio. Io lo odio sto faro. E il principe è scappato. Che ne sai, no? Che nella sfortuna diventammo famosi come casi unici della scienza. Famosi? Famosi, famosi, ma ove? Allora, relazione conclusiva. Dottor Anton Cieco, Sakhalin, novembre 1891. Si ritiene necessario. Ai fini della possibile risoluzione della malattia, fare incontrare i pazienti con le loro famiglie. Con le loro. Con le loro famiglie? Sì. Continuiamo, scrivi. Scrivi. La ricerca scientifica non può ritenersi conclusa se non dopo questo ultimo fondamentale esperimento. Ma io mi vergogno a farmi vedere così da mia moglie, così 4 stracci. Allora come mi vedi? Mi dice subito, amore mio, ma che ti è successo? La vista è come una musica, caro dottore. Quando la ascolta da lontano una persona che non tornerà mai più a casa, induce solo dolore e angoscia mortale. Però una cosa è certa, eh? Che lei nel bacio le ha preso un dolore. E poi mi direbbe, passerà, passerà, vedrai che passerà. Il se diventa cieco così, a un momento all'altro. Dottore, eccomi, sono quasi pronti, dottore. Stanno arrivando, dottore. Eccoli.